Il nostro mondo moderno è legato a doppio filo a tutta una serie di minerali che rendono possibile la costruzione di oggetti comuni ma indispensabili alla nostra vita, dai circuiti stampati alla lavastoviglie. Per chi non fosse troppo pratico con la geologia, è bene ricordare che i minerali sono corpi inorganici e naturali, per lo più solidi, e alcuni di essi compongono la nostra crosta terrestre, ed è dai minerali che si estraggono i metalli. Sono minerali anche i sassi, o meglio le rocce, che sono aggregati naturali e non omogenei di minerali. In natura esistono circa 2000 specie di minerali, alcune rare e altre molto diffuse, perciò, se siete collezionisti di minerali, aprite bene gli occhi leggendo la classifica dei 10 minerali più pericolosi del mondo, per evitare di esporre nella vostra bacheca qualcosa che potrebbe essere la vostra condanna a morte. Ecco la graduatoria mortale. Il cinabro è il minerale singolo più tossico che esiste e costituisce la principale fonte per la produzione di mercurio. Quando ossidato, questo elemento genera metilmercurio e dimetilmercurio, due composti tossici che causano danni irreparabili al sistema nervoso, soprattutto nei bambini. È mortale anche in piccole concentrazioni e può essere assorbito attraverso il tratto respiratorio, l'intestino o la pelle. Un grosso ringraziamento a tutti gli iscritti a questo canale. Seguiteci e, insieme, scopriremo tutti i segreti dell'economia reale.